Ragazzi, bentornati con questo vlog in cui rispondo alle vostre domande che mi fate su Facebook, su Twitter, su YouTube, un po' da tutte le fottute parti. E perfetto ragazzi, io direi di cominciare prima con le news. Come al solito, lasciate un bel mi piace, ci vediamo i 30 mi piace per il prossimo vlog, fat time, quello che cavolo volete. Sto pensando di portarlo un po' di più, logicamente, però adesso è un po' di soldo. Perfetto ragazzi, io direi di partire con le news, perché ve lo devo dare o 3 o 4 o 5, non lo so, dipende dal numero che le decido. La prima notizia è che, se ci avete fatto caso, sto cominciando a fare un video al giorno. Finalmente sto cominciando a mettermi da parte un po' più di tempo e finalmente avete un video al giorno, come sempre. Cercherò di portare questo ritmo anche fino a, per adesso, per tutta l'estate, poi vediamo un po' a settembre cosa si riesce a fare, però io direi di continuare così, finalmente. Io direi di continuare così e poi vediamo un po', cioè, perché comunque un video al giorno vi sta piacendo tantissimo. Infatti è uscito a Cario ieri, stanno uscendo un sacco di video anche divertenti, un sacco di vlog, fatti video strani, vabbè. Comunque, poi la seconda notizia che devo darvi è che ho aggiornato un'altra volta la mia scrivania, sì, come al solito. Adesso non ve la faccio vedere, magari ve la faccio vedere in un altro video che pubblicherò dopo domani, non lo so, oppure sabato, magari così alla cavolo di cane, magari vi faccio vedere un po' la scrivania. Infatti ho tolto il muro, ho cambiato postazione, insomma, ho fatto un po' di progress. Poi la terza notizia che devo darvi è che Agario è arrivato a 50 mi piace, ragazzuoli. Finalmente Agario vi sta piacendo, finalmente. E mi fa piacere ovviamente che mi stanno piacendo più questi giochi che sto portando. Adesso devi ricominciare pure Clash of Clans, sto portando, poi ho cominciato anche Minecraft, Studio al World, poi tra poco comincerà con una CTM da solo, poi magari qualche altra serie, così magari si può fare. E detto questo ragazzi, io direi di partire con le notizie. Le notizie le devo dare un bel po', devo dire la verità, devo dare un'altra notizia, sto scherzando. E devo dare un'altra notizia. Stavo pensando di cambiare videocamera, sì. Per adesso rimanevo un po' così, poi magari rimanevo un po' così con questa reflex. Poi vediamo un po' di cosa si tratta, poi vediamo un po' cosa prenderò. Poi magari vi aggiorno anche a voi, magari ve lo dico anche a voi, però vabbè. Poi la quarta notizia che devo darvi è molto importante. Domani uscirà sul canale alle ore 14 un video di Facemesh. È l'applicazione su cui sto collaborando. Praticamente vi farò questa recensione di questa applicazione e vi lancerò in palio un contest tipo. Poi magari lo vedete meglio nel video di domani, però adesso comincio a registrarmi questo qui. Poi magari nel video di domani magari vedete un po' di cosa devo far trattare questo video. Però vabbè, banda alle ciance. Io direi di cominciare con le vostre folli domande. Vi dico una cosa così velocissima sulle domande, una parentesi così apri e chiudi. Le domande da oggi in poi, se volete uscire nei fat time, me le fate sulla pagina di Facebook. Io quando devo registrare un video fac, io faccio un post sulla pagina Facebook. Dico ragazzi, oggi devo registrare questa cosa sulla pagina di Facebook. Se volete farmi le domande, basta che scrivete nei commenti, mi riferisco al post che faccio sulla pagina di Facebook, voi scrivete hashtag fact time e mi scrivete la domanda che volete fare. E vi ricordo ovviamente di seguirmi su Facebook, che io pubblico tutto praticamente. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate con il nome di surrealgaming01, e ovviamente la pagina Facebook, lì rimanete sempre aggiornati, dove vi posto sempre aggiornamenti del canale, video nuovi, video epici, video dove speciali, insomma un po' tutto questo. E quindi volevo dirvi questa parentesi qui. Poi c'è anche la cosa nuova del surreal amico, là, se volevo farla, è ancora attiva, devo dire la verità. Se volete essere salutati nel video, basta scrivere sotto questo video hashtag surreal amico e nel prossimo video aprirò la rubrica, nel prossimo fact time aprirò la rubrica adesso surreal amico, e magari vi cito un paio di voi che hanno scritto surreal amico nei commenti. È un po' una cosa così fighissima, visto che tantissimi di voi volete essere salutati, e io vi saluto praticamente. Io direi di partire con la prima domanda. La prima domanda ce la fa Inside Channel, che dice: prova a fare la Cord Challenge. La Cord Challenge io la vorrei fare, però a dire la verità due cose non so su cosa si basa e non so
che cosa sia, non so neanche che cos'è e come si fa, e non so neanche che cos'è. Mi è arrivata alla mente che sono tipo degli elastici che si devono fare, però vabbè, non ho guardato neanche i video di Ciccio Gamer e Gio, a dire la verità, però proverò, guarderò qualche video loro e magari se mi piace, non so su cosa si basa, non so neanche che cosa si tratta, non so neanche che sono sti cosi, però proverò a vedere, vi prometto che proverò a vedere. Benny Remo dice con cosa registri? Allora, io dipende da quello che devo fare. Se devo registrare sul computer, io registro con Fraps. Se devo registrare giochi sul computer, registro con Fraps. Invece se devo registrare tipo, non lo so, un tutorial tipo i crediti di FIFA, utilizzo il registratore di Camtasia. Mi trovo benissimo. Poi per registrare i video normali uso una Reflex. Poi lui mi dice anche l'audio. Con cosa registri l'audio? Allora, riguardante l'audio, io utilizzo il Trust Elvi. Utilizzo un Trust Elvi che adesso qua mi sta prendendo la voce. Utilizzo un Trust Elvi, è un microfono che va jack sul PC, solo che io attraverso un adattatore che viene dato in dotazione, viene dato in dotazione sempre nella scatola del microfono. Con un adattatore io riesco a attaccarlo sia ad un cellulare, che magari può sempre fare bene, magari un vlog un po' più, con l'audio un po' più, meglio, un po'. Vabbè, con l'audio migliore cioè, mi trovo benissimo, magari. Sì, però comunque lo trovi al prezzo di 20 euro su Amazon. Poi magari quelle cose, utilizzo Samsung, Dormiti, Blue Yeti, magari un po' di cose un po' più professionali. Poi, Anonimo X, vabbè, ci chiede: scusa, ma tu registri con l'iPad, giusto? Si riferisce forse alla Studio One. Se sì, mi dice con quale app, grazie. Se il tuo mi iscrive al canale, inizia a caricare video. Vabbè, inizia a caricare, vabbè, comunque. Allora, intanto, vabbè, grazie, sono grande. Comunque, cosa registra l'iPad? Io registro l'iPad con Display Recorder, che sarebbe un'applicazione che viene data da Cydia. Dovete fare il jailbreak, in poche parole. Per il jailbreak ovviamente vi dovete recare su canali tipo Blackjig Tutorial, non so, Blackjig, iPhone Italia, recatevi su questi canali qui che trovate tutorial semplicissimi. Se avete un iPad, un iPod, un iPhone, tutto questo, basta avere il sistema operativo giusto e vi fate il jailbreak. Poi magari come installare Display Recorder, poi vedete voi. E per alcune utilizzo Display Recorder, per alcune applicazioni, poi per alcune applicazioni che Display Recorder non è compatibile, io mi utilizzo il cavo, quello lì, USB che viene dato in dotazione. Adesso ce l'ho collegato qui. Il cavo, quello lì USB, che attaccate al caricatore per caricare l'iPhone, il cavo USB dell'iPhone. Ho installato QuickTime Player e praticamente l'attacco l'iPhone al telefono e mi registro. Di più lo farei con Clash of Clans, più o meno. Poi Matteo, si chiama solo Matteo, dice: mi è avanzato di chiudere il canale. Devo essere sincero, sì, l'ho pensato, però l'ho pensato, diciamo così, proprio i primi video, cioè adesso non ci penso proprio a chiudere il canale. L'ho pensato però ai primi due video, i primi tre video, sì, cioè mi fece la domanda che cazzo sto a fare, cioè, però comunque, sì, me lo sono chiesto ai primi video, però adesso non credo che ho l'idea, visto che ho preso il ritmo giusto, mi trovo bene su YouTube e fino a quando dubito vado bene, cioè mi trovo. E queste erano le domande del Fact Time di oggi. Perfetto ragazzi, io direi che per questo vlog Fact Time di oggi è tutto. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Superiamo i 30 mi piace per il prossimo Fact Time, come al solito la settimana prossima. E come al solito vi invito a seguirmi sulla pagina Facebook. Le domande per il prossimo Fact me le fate su Facebook. Io faccio un bel post. Ragazzi, oggi registro un bel vlog Fact Time. Fate le domande qui sotto. Basta scrivere sotto al commento hashtag Fact Time e fare la vostra domanda, sia folle, sia battuta, sia barzelletta, che inventate voi, qualsiasi cosa, sia consiglio, qualsiasi cosa. Mi piace seguirmi anche su Instagram, mi trovate con il nome di SurrealGames01, pubblico foto, diciamo così, un sacco di foto. Seguitemi pure su Twitter, Surreal04, non lo uso tanto, però comunque condivido i video di YouTube, magari può sempre fare bene seguirmi su Twitter. Seguitemi anche su Zoo, non lo dimentico sempre, mi trovate con il nome di Surreal Gaming, mi trovate con il nome di Surreal Gaming, sì. No, Francesco Val, non lo so, vabbè, non mi ricordo perché comunque su l'ho pure disinstallato dal mio telefonino. Vabbè, sono 9 minuti di tempo. Perfetto, ragazzi, per questo vlog Fact Time è tutto. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se è piaciuto questo episodio. E detto questo, ci vediamo con un prossimo video domani, come sempre alle ore 14. Mi sono dimenticato, i video li trovate tutti i giorni tranne la domenica, perché
perché comunque la domenica io devo un po' levare a registrare, la domenica io sto un po' libero. I video li trovate tutti i giorni tranne la domenica, quindi la domenica non esce niente. I video escono lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato a tutti quanti alle ore o 13 o 14. Basta che venite verso l'una e mezza sul canale e trovate lì sicuramente un video. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!